Iniziate a Verona le riprese del film a sfondo sociale Infernet con la partecipazione delle ULSS Venete al Teatro Stimmate e alcuni degli interpreti principali come Remo Girone, Roberto Farnesi, Elisa Bellini, Laura Adriani, accompagnati dal produttore Michele Calì, invitanti da Jericho Web TV, piattaforma di informazione e condivisione territoriale, sono stati protagonisti della serata evento condotta dal giornalista Claudio Capitini, che ha avuto al suo centro un dibattito sul tema dell'uso distorto e della dipendenza da Internet. L'occasione anche per parlare dei personaggi interpretati. Ma il ruolo mio mi è piaciuto molto, perché un prete di questi... Io ne conosco preti così, che ancora fanno un lavoro sociale. Alla fine sono rimasti gli ultimi a farlo, cioè occuparsi veramente della gente e dei problemi dei poveri, insomma, ecco. Di solito sono preti che non fanno carriera, però ci sono. E si parla di un problema che è un problema dei giorni nostri. Una grande opportunità internet, ma anche, se non interpretato bene, un grande male. Beh, io credo di sì, cioè intanto con questo lo vediamo anche sui giornali, no? Per esempio per esempio noto che quando ci sono questi articoli, no? E poi ci sono le risposte dei lettori, a volte si raggiunge proprio negli interventi dei lettori un livello di violenza verbale che sicuramente non ci sarebbe se non fosse garantito l'anonimato da questo mezzo che è internet, o comunque l'utilizzo di pseudonimi e così. E poi anche, a mio giudizio, il tempo che si perde lì, no? Cioè, io so che Bill Gates concede ai figli 45 minuti al giorno di internet, di computer, non di più. Invece da noi ormai si passa la giornata, è diventata un'altra realtà. Quando ha scritto Soggetto, cosa pensava? Che cosa che l'ha spinto? Ma è sotto gli occhi di tutti, purtroppo i fatti di cronaca quotidiani ci portano ovviamente a fare una riflessione su questo problema qua. C'è una grandissima opportunità internet, ma ha anche un lato oscuro sicuramente, che è quello appunto del cyberbullismo, dell'adescamento, della pedofilia, della prostituzione online, del gioco d'azzardo online, della pornografia anche online, che non è quella normale che tutti conosciamo, ma secondo me è quella... appunto queste, per esempio adesso con l'ISIS, le cose, le decapitazioni in Medio Oriente, cioè sono realtà crude, troppo forti da vedere, e tanti ragazzini molto giovani riescono tramite internet a vedere queste cose qua. Qui vicino a me la mia pupilla, che è Laura Adriani, che è stata la protagonista di Un angelo all'inferno, e sono contentissimo che anche in questo film si può dire protagonista, perché è quella che ha più pose di tutti, quindi Giada nel film è un bellissimo ruolo che io sono convinto che solo lei era in grado di interpretare, perché è un ruolo molto difficile. E andremo avanti fino al 16 di maggio e 4 settimane, poi il film verrà presentato alla Gran Guardia a ottobre, come di consuetudine alla Gran Guardia di Verona, dopo uscirà nelle sale cinematografiche a febbraio. È un percorso, diciamo, a livello di promozione sul problema dell'uso distorto del web col Ministero della Pubblica Istruzione, prevenzione e promozione. E oggi è il primo giorno di sette in questa città meravigliosa, Verona, quindi la prima cosa che mi ha dato è stata un'emozione grandissima, perché proprio la città ci ha dato la possibilità di girare la mia prima scena in una location credo unica al mondo, quale l'Arena di Verona, quindi già quella è un'emozione veramente molto forte.